Dunque, sulla base della mia esperienza, cioè quando nel 74 fondai l'editrice bibliografica e poi l'ho diretta per circa 30 anni, ho avuto come dire, l'idea, ecco, che bisognava aprire una strada nuova nel campo della manualistica professionale. I bibliotecari, i librai e gli editori. Quindi la prima cosa che mi sentirei di dire è quella di cercare di analizzare la situazione attuale per vedere quale spazio si può trovare e in quale ambito svolgere la propria attività, perché è chiaro che uno può andare da case editrici che già ci sono, cercando di avere le idee chiare su interessi, ma si può anche avviare un'attività nuova, trovando naturalmente le persone giuste, perché oggi fare il mestiere dell'editore è un po' come dire, reinventarsi continuamente delle competenze professionali, ecco, cioè non basta più essere editori come si era una volta, ma non solo per c'è un'innovazione tecnologica che deve spingere l'editore a usare tutti gli strumenti, ma proprio perché è cambiato tutto il modo di comunicare, promuovere e vendere i libri e anche produrli. Ecco, perché se uno pensa com'è cambiata l'editoria, il rapporto per esempio tra l'autore, l'editore, eccetera. Ecco, quindi le cose fondamentali sono la competenza, l'umiltà, la curiosità, cioè e avere sempre la voglia di studiare, perché più si studia, più si sente, cioè si avverte di quanto si è ignoranti. E quindi bisogna sempre studiare e alimentare sempre questa passione, cercando di usare anche molta creatività, perché un ragazzo che entra oggi mondo dell'editoria chiaramente trova molta concorrenza, quindi la prima cosa è essere più bravi degli altri ed essere molto specializzati e continuare appunto ad imparare.